Diciamo che su questo spazio è stato aperto proprio grazie alla progettualità di appunto Sfitto a Render, che è questa progettualità all'interno di appunto Room, e già ormai è un anno che varie associazioni piuttosto che artigiani, che a partita IVA eccetera, viene appunto da noi e si chiede uno spazio temporaneamente per potersi esibire e dare visibilità. E tra questi i soggetti, uno dei soggetti più importanti, senza nulla togliere agli altri, è stato l'ufficio UNESCO di Mantova e Sabbioneta, che ci ha chiesto uno spazio per appunto per un certo periodo di appunto tempo. L'idea è quella di valorizzare il fatto che Mantova e Sabbioneta siano un patrimonio mondiale. Questo cosa significa? Che è un patrimonio di tutti, dell'umanità, quindi dobbiamo lavorare sul sentimento di appartenenza e di responsabilità dei cittadini. Per questo qua ci saranno diverse azioni che vanno dai laboratori per i più piccoli, per conoscere appunto i siti del patrimonio mondiale, ad attività con gli studenti delle scuole superiori, incontri per i cittadini e momenti di collaborazione, di progettazione assieme alle associazioni di Mantova e di Sabbioneta per sviluppare azioni comuni. Ora che è stato aperto questo spazio, collaboriamo con il sito UNESCO di Mantova e Sabbioneta al fine di creare una mappa del cuore della città, ovvero una mappa emotiva in cui vogliamo raccogliere tutti i ricordi dei cittadini e al fine di valorizzare la città. Rimarrà aperto sino a maggio e vede la stretta collaborazione di due importanti realtà. Da una parte Room, l'associazione di rianimazione urbana, che ci ha permesso di trovare questo spazio in centro storico e allestirlo in un negozio Sfitto. E dall'altra parte abbiamo gli studenti degli istituti Pitentino e Bonomi Mazzolari, uno per l'indirizzo turistico, l'altro come indirizzo di accoglienza turistica, che gestiranno le molteplici attività previste in questo spazio nell'ambito del progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi insomma è un insieme di attività messe in campo dal personale nostro, dell'ufficio UNESCO, dalla scuola e dell'associazionismo, un po' per rivitalizzare il centro e un po' anche per conoscere meglio il nostro patrimonio.